Buongiorno a tutti, benvenuti al 20° incontro del Mangiagalli Journal Club. L'argomento di oggi è l'osteoporosi nella donna. Ce ne parleranno il professor Olivieri del Policlinico di Milano e il dottor Frara, ricercatore all'Università Vita Salute San Raffaele. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Vercellini per l'invito, molto gradito perché mi richiama alla mente e alla memoria un periodo molto felice della mia vita professionale, quando io iniziai a trattare, a curare, a diagnosticare l'osteoporosi ed ero spessissimo qui, proprio in questa sede, in questa clinica, perché era qui che si producevano i protocolli di gestione dell'osteoporosi postmenopausale. Era qui che fervevano gli studi e era qui che venivano anche le pazienti per farsi curare. E nulla penso possa richiamare i fasti di quel bellissimo periodo della mia vita come il quadro di Luca Skranach della Fontana dell'Eterna Giovinezza. Fervevano gli studi, fervevano gli entusiasmi, con i ginecologi partecipavamo a congressi internazionali, li organizzavamo, eravamo comunque molto noti in questo campo. Poi a un certo punto calò la notte, notte che perdura ancora fino ad oggi, e questa prima fase della gestione del paziente con osteoporosi, quindi l'immediatezza della postmenopausa, è scomparsa dalla nostra vita ambulatoriale quotidiana. Rimane quindi la seconda parte, che è quella che afferisce a noi osteoporotologi, consentitemi il termine, ma che però è gravata da una serie di problemi, di criticità, di aspetti critici di gestione che dipendono in parte dal fatto che la prima parte della loro vita non è stata più gestita e seguita per la problematica osteoporotica. Ora, io non parlerò di estrogeni di osso, quindi non farò una trattazione accademica di un argomento che a voi ben noto. Gli antichi latini dicevano alcino poma donare, donare le vene dal cino, che tutti noi ricordiamo essere il padre di Nausicaa, ma che fu anche il più grande produttore di mele dell'antichità. Donare le mele a chi produce le mele, quindi non verrò qui a parlarvi di estrogeni e di osteoporosi. Quindi non vi parlerò di ciò che accade sulla massa ossea nell'immediatezza della menopausa e nella postmenopausa. Tutto voi noto come vi sia una fase di accelerazione della perdita di massa ossea. Questi studi scelti a caso, citatissimi, richiamano solo alla memoria una questione a voi ben nota, e così come anche la perdita accelerata dopo la menopausa, in condizioni più o meno aggravate a seconda, per esempio in questo studio del BMI della paziente, vi sono ampiamente conosciuti e quindi io non li tratto. Parlerò degli aspetti critici che invece si incontrano dopo, nella gestione successiva della paziente con osteoporosi. Ma prima consentitemi di richiamare alla memoria due concetti fondamentali. Questo è l'arborificazione della vita, della nascita e dello sviluppo della vita sul nostro pianeta, e in particolare dei cordati, quindi dei vertebrati, come siamo noi, no? Animali cordati, mammiferi. E la storia è cominciata all'inizio con, mi piace ricordarlo, un'immunità innata, quindi una capacità di rispondere agli insulti esterni in modo innato. Poi si è passata a una forma alternativa di immunità anticipatoria per arrivare a quello che intorno ai 900 milioni di anni fa, al primo dei tre step che sono avvenuti contemporaneamente e che hanno caratterizzato e determinato lo sviluppo della nostra specie. E quindi intanto la nascita dell'immunità adattativa, quindi quella perenne. Contemporaneamente a questa, la formazione dello scheletro mineralizzato. Prima si parlava di esseri viventi senza una struttura scheletrica di sostegno alle forze gravitarie. È solo a partire tra gli 800 milioni e 600 milioni di anni fa che nasce il tessuto mineralizzato, e qui va a focalizzarsi la produzione del sistema immunitario, la produzione del sistema emopoietico e tutto ciò che deriva da ciò. E terzo fattore fondamentale per lo sviluppo della vita della nostra specie sono arrivati anche gli estrogeni, che prima non c'erano. Quindi questi tre aspetti, sorti circa 600 milioni di anni fa, sono quelli che caratter hanno caratterizzato lo sviluppo della nostra specie.
Quindi vi sottolineo il ruolo fondamentale di questo ormone. E anche un'altra cosa, voi siete tutti ginecologi, quindi trattate la donna, ma mi piace ricordare come l'estrogeno è importante anche per l'uomo. Se vedete, guardate questa diapositiva, guardate nell'individuo maschio anziano, cosa succede sulla massa ossea in base ai quintili di estrogeni, dei livelli di estrogeni, vedete come chi appartiene ai quintili dei livelli estrogenici più bassi ha anche la massa ossea più bassa, sia a livello lombare che femorale. Quindi è l'estrogeno il fattore più importante per determinare la resistenza del nostro scheletro al carico gravitario e alle forze compressive di taglio. Qual è il problema che dobbiamo affrontare noi osteoporotologi? Dovete gestire la seconda parte della vita della donna in menopausa. Bene, questi sono dati ISTAT e vedete come vi sia un incremento esponenziale dell'invecchiamento della popolazione. Partendo dagli anni, dai primi anni del secolo scorso fino ad arrivare a una proiezione del 2050, vedete come c'è un incremento esponenziale della popolazione anziana, sopra i 65 anni, ma anche sopra i 70 anni, e guardate la quota significativa di circa il 15% di sopra gli 80 anni. Queste donne post-menopausa hanno un importante problema legato alla perdita di massa ossea. Ma non solo, perché sono tre le patologie più importanti in questa fase dell'età: patologie dell'apparato muscoloscheletrico, quindi artrosi, ipertensione e osteoporosi, particolarmente nel sesso femminile. L'istogramma rosso vi fa ben vedere, rispetto a quello blu, che è quello degli uomini sopra i 75 anni di età, come questa patologia sia prevalente in questa fase della vita nel sesso femminile. Quindi noi ci troviamo a dover gestire fondamentalmente una questione di osteoporosi con le complicanze ad essa associate, perché l'osteoporosi, come sapete, è una patologia quasi asintomatica, si manifesta con la sua complicanza più temibile, cioè la frattura, e anche quando ha qualche segno di sé, sono segni e sintomi che spesso si confondono nel paziente anziano con le altre problematiche degenerazione spondiloartrosica della colonna, per esempio, tipiche di questa età. E quindi non è facile arrivare a formulare una diagnosi sulla base dei sintomi e dei segni riscontrabili alla visita medica, perché il problema è che la patologia si riscontra in fase di frattura e contemporaneamente all'incremento della vita del soggetto, vedete come aumenta anche nel soggetto il rischio della frattura, l'incidenza della frattura, sia nella popolazione femminile che in quella maschile. Quindi è la frattura quella che noi dobbiamo andare a prevenire, perché essa è un grosso problema non soltanto medico, per il paziente e per il medico, ma anche sociosanitario. Questi sono i costi di gestione delle fratture da fragilità, che sono da 3 a 4 volte il costo di gestione dell'infarto, il costo di gestione dell'ictus, il costo di gestione del tumore della mammella. E quindi vedete come la patologia abbia una rilevanza notevolissima dal punto di vista sanitario e socio-economico. Bene, il nostro obiettivo principale è quello di prevenire la frattura. Perché? Perché dopo una frattura di femore, a un anno dalla frattura, il 20% dei fratturati è deceduto. Benché la frattura di femore sia l'atto medico più frequente della pratica ortopedica quotidiana e quindi percepito come una cosa tutto sommato semplice, di facile gestione, però un quinto dei pazienti a un anno dalla frattura è deceduto. E l'80% dei pazienti a un anno dalla frattura non ha recuperato la condizione ex ante, quindi presenta comunque delle problematiche di invalidità che poi richiedono ovviamente sul territorio una gestione. E se anziché la frattura del femore ci rivolgiamo alla frattura della colonna, che per i tre quarti, quattro quinti è misconosciuta per i motivi che vi ho accennato poco fa, e quindi non è nella sua prevalenza non è riconosciuta dal punto di vista della gestione medica, voi vedete come a parità di tutte le condizioni avere due fratture significa aumentare, avere più di una frattura significa aumentare di 5 volte il rischio di successive fratture, e avere più di due fratture significa aumentare il rischio di successive fratture di 7 volte a parità di tutte le altre condizioni.
Quindi la prevenzione della frattura è il nostro obiettivo principale, essendo la patologia fondamentalmente asintomatica. E oggi l'osteoporosi si considera una patologia che compromette la resistenza scheletrica. Quando io ero qui tanti decenni fa, in quel felice periodo che ho richiamato con l'opera di Lukas Cranach, si parlava di massa ossea, di perdita di massa ossea, ergo di patologia. In realtà oggi le caratterizzazioni della patologia sono un po' diverse. Si parla di compromissione della resistenza scheletrica al carico e alle forze compressive di taglio. Quindi una perdita della compromissione di questa caratteristica della bone strength porta all'osteoporosi, predispone cioè all'incremento del rischio di frattura e poi alla complicanza della patologia. Perché? Per alcuni fattori. Intanto il più importante è la densità. C'è un rapporto tra la densità e il punto di rottura di qualunque materiale, dalla sedia sulla quale sono seduto io a quella su cui siete seduti voi. Ed è un rapporto in cui la resistenza del materiale al cedimento è proporzionale al quadrato della densità. Quindi bastano piccole variazioni di densità per ottenere una grande perdita, una grande variazione della capacità di resistenza meccanica della struttura. Ma questo vuol dire anche che se io riesco a incrementare la densità anche di poche unità percentuali, ottengo un significativo incremento della resistenza della struttura. Quindi il rapporto tra densità e frattura. E quindi questo è l'aspetto che si gestiva, si trattava nei tempi felici richiamati da Lukas Cranach, e cioè aumento la densità con farmaci che la incrementano, a quei tempi avevamo gli estrogeni della calcitonina e null'altro, incremento la densità e ottengo una riduzione del rischio della frattura e quindi un trattamento della patologia efficace. La densità viene espressa con dei cutoff che definiscono l'osteopenia o l'osteoporosi, appunto voi tutti ben noti, cutoff arbitrari, ma che sono il punto di riferimento per una diagnosi strumentale della patologia per le donne in postmenopausa. Perché per le donne in premenopausa, come per gli uomini prima di 50 anni, si utilizzano invece gli Z-score, non i T-score, e qui il cutoff è diverso perché è considerato meno 2 per definire una ridotta massa ossea. Non si può più parlare di osteoporosi o osteopenia nella donna in premenopausa, ma di ridotta massa ossea. E c'è un rapporto comunque netto, inequivocabile, tra la perdita della densità e l'incremento del rischio della frattura. Per una unità di perdita, di aggravamento del T-score, guardate come incrementa esponenzialmente il rischio di frattura di femore. E a questi valori molto bassi la situazione del rischio è così elevata che la sola perdita di densità minerale di questa importanza determina già il diritto, usato in questo termine, ad avere un trattamento per osteoporosi. L'EA della densitometria e anche le note alfa che gestiscono in termini di rimborsabilità sanitaria pubblica la prescrizione dei farmaci per osteoporosi ti dicono infatti che a valori di score molto bassi è diritto del paziente avere il farmaco in regime di rimborso sanitario pubblico, perché c'è un rapporto inequivocabile e netto tra la perdita di massa ossea, quando è importante, e il rischio di frattura. Questo però d'altra parte lo abbiamo anche dedotto dal rilievo del rapporto tra la perdita di riduzione di densità e l'incremento, scusate, ma lei questo però lo può cancellare. Certo, lo tagliamo, sì, non c'è problema. No, vediamo un po' come si fa anche la volta scorsa. Sì, era suonato. Riprendo. Ma questo lo possiamo anche arguire dal rapporto che c'è tra l'aumento della densità minerale ossea dovuto alle terapie farmacologiche e la riduzione del rischio di frattura. Questi pallini corrispondono ai trials di registrazione di tutti i farmaci che abbiamo utilizzato e utilizziamo per la gestione dell'osteoporosi, e vedete come coloro che aumentano di più la massa ossea sono anche quelli che ottengono la maggiore entità di riduzione del rischio di frattura. Dove viene eseguita lo studio densitometrico per
valutare la densità del materiale, e quindi in questo caso del tessuto scheletrico, in due siti, la colonna e il femore, sempre in due siti. E questo perché hanno un diverso comportamento legato alla loro natura, cioè alla loro costituzione, e in particolare la colonna è per circa il 70% osso trabeculare, il femore per circa il 50% osso corticale. Se l'osso trabeculare si chiama anche osso spongioso, diciamo che è simile a sono una serie di tessere di mosaico che ricostruiscono nello spazio la struttura. Se però io queste tessere le dispongo per terra, ottengo una superficie di mosaico di circa 15 metri quadri. Se prendo io invece prendo gli osteoni che compongono l'osso corticale, e mi si consente la metafora come se fossero i bastoncini da trekking chiusi, questi osteoni li srotolo per terra, copro solo 5 metri quadri, quindi è facile intuire come l'osso che avrà una modifica di massa ossea più importante in termini di identità e più veloce sarà l'osso trabeculare quando avviene un insulto, come per esempio la somministrazione di farmaci come i cortisonici, che determinano un'importante perdita di massa ossea in tempo rapido. Quindi il primo ad accorgersi è l'osso trabeculare, allora è intuitivo che è lì che andrà fatta la misura, non solo per avere un'accuratezza diagnostica migliore, ma anche per avere un follow-up più preciso. Perché prima mi accorgerò di una perdita di massa ossea, prima nell'osso trabeculare e successivamente in quello corticale. Quindi sempre i due siti vanno screenati, e non come alcune leggende metropolitane che ancora circolano dicono la colonna in età giovanile e il femore nell'età anziana, per quei fenomeni di sovrastima determinati dal peggioramento, per esempio, del quadro artrosico, la presenza di calcificazioni dell'asse vascolare che si sovrappongono sul sito di scansione. In realtà si perde forse qualcosa in accuratezza, ma non in precisione, e l'aspetto più importante della metodica densitometrica è proprio la precisione, cioè la capacità di vedere quelle piccole variazioni di densità naturali nel caso di un peggioramento della patologia o iatrogene, cioè indotte dal farmaco che noi somministriamo per incrementare la densità e ridurre il rischio di frattura. A cosa ci serve lo studio densitometrico della colonna del femore nel tempo? Per determinare il momento in cui trattare il paziente, come abbiamo visto prima, per monitorare la variazione di densità. Io so che i farmaci riducono il rischio di frattura mediamente del 50%, con alcuni di questi farmaci poi vedremo anche del 70%, però io non posso sapere il mio paziente se migliorano osservando se si rifrattura o no. Ovviamente, quindi io utilizzo una metodica densitometrica per studiare la variazione della massa ossea determinata dai farmaci che prescrivo e quindi decidere se il paziente risponde o non risponde al farmaco. E poi, trovando questa perdita di massa ossea, posso ovviamente sospendere il trattamento e rimodificarlo sostituendo il farmaco o comunque approfondendo le indagini diagnostiche successive. Però a voi tutti. Poi è noto che benché ci sia questo rapporto esponenziale tra perdita di massa ossea e incremento del rischio di frattura, in realtà il numero maggiore di soggetti fratturati che noi vediamo in ambulatorio appartiene alla categoria densitometrica dell'osteopenia. Allora c'è qualcosa d'altro che mi giustifica la frattura oltre la densità minerale ossea. Rifacciamoci a un concetto costruttivo ingegneristico di scienza delle costruzioni. Certamente la resistenza del ponte al crollo dipende dalla densità dell'acciaio che utilizzo, però anche da come esso si distribuisce nello spazio. Se io prendo queste traverse al centro della struttura e le sposto e disloco alla periferia, non cambio la densità del materiale dell'acciaio, però modifico la struttura dello spazio del ponte e il ponte rischia di cedere al carico. Quindi ci sono anche delle informazioni ingegneristiche, se volete, costruttive, ulteriori rispetto a quelle della densità della massa ossea per giustificare la frattura. E questo è il trabecular bone score. Lo si vede facilmente in questa diapositiva, voi vedete come a parità di densità, qui abbiamo una bomba in density di 970 mg per centimetro quadrato, la disposizione dello spazio della struttura è diversa in questi due esempi. Qui
più in esposizione regolare, più meno irregolare, a parità di densità. Ecco che è scappato via, per tornare indietro. Qui è più regolare, qui è meno regolare, e il TVS, tra virgolette, score è infatti più basso. Quindi questo parametro, questa variabile, ci dice come si distribuisce nello spazio la struttura. Ed è molto utile nelle popolazioni anziane, soprattutto, vedete come in questa popolazione, in questi studi di Crock Sessional, sulla capacità di predire il rischio di frattura del TBS, vedete come questo rischio di frattura sia particolarmente più elevato nella popolazione anziana che ha TBS basso rispetto a analoghi valori ma in popolazioni più giovani. Quindi particolarmente in questa fase della vita della donna, quindi nella seconda fase dell'epoca postmenopausale, che l'impiego di queste variabili di qualità dell'osso, definiamo in questo modo, è particolarmente utile. E poi è utile in altre patologie, per esempio nel diabete. Il diabete è un modello in vivo molto interessante per studiare gli aspetti qualitativi ossei, perché nel diabete la massa ossea è di poco ridotta o anche normale, ma c'è un incremento significativo del rischio di fratture, probabilmente perché c'è un'alterata qualità dell'osso, scusate. E questo si vede molto bene quando si utilizza il Trabecula Bone Score per studiare l'aspetto qualitativo. Vedete il rischio di frattura determinato dalla determinato da bassi valori di Trabecula Bone Score, riesce a trovare la frattura. Il rischio di frattura qui è 2,5 volte maggiore di quello che si osserva utilizzando la massa ossea, la densità menale ossea, sia la colonna che il femore. E quindi anche nelle donne con diabete che intendono avere una gravidanza, è importante studiare l'assetto osseo, non soltanto valutando la densità, ma anche questi aspetti qualitativi in Trabecula Bone Score. Come utilizziamo in clinica, nella nostra vita quotidiana, questi parametri? Per calcolarci il rischio di frattura. Allora, quando noi qui iniziamo a studiare la problematica dell'osteoporosi menopausa, si aveva come punto di riferimento il bone mineral density, quindi se lo aumentavamo vuol dire che la malattia migliorava, se si riduceva la paziente andava a rischio di frattura. Non avevamo altri modi di classificare il soggetto. Oggi classifichiamo il rischio di questo soggetto di avere frattura a 10 anni, e la massa ossea è uno dei rischi, è uno dei fattori, il più importante se volete, o tra i più importanti, ma non l'unico. Quindi si utilizzano algoritmi come per esempio il FRAX, universalmente distribuito e utilizzato, in cui si classificano, si utilizzano i dati anagrafici, l'età è il fattore di rischio più importante per l'osteoporosi, i dati antropometrici e alcuni principali fattori di rischio, tra cui non solo la densità minerale ossea, ma anche per esempio la presenza di fratture e fragilità nella propria storia, la storia di fratture di femore nel gentilizio materno-paterno la presenza di alcuni fattori rimovibili di rischio di frattura, e tra questi i più importanti sono la presenza del fumo, l'alcol, l'abuso alcolico e l'uso di farmaci come gli steroidi. Ovviamente alcuni di questi fattori sono obbligati, se uno deve prendere i farmaci steroidei non si può ovviamente prescindere, ma il fumo e le abitudini di vita non corrette, come per esempio l'abuso alcolico, vanno modificate. C'è bisogno di dedicare del tempo nel nostro approccio al paziente per modificare questi fattori di rischio e rimuoverli. Calcolato il rischio di frattura, poi lo possiamo rimodificare, riaggiustare utilizzando il Trabecula Bone Score. E vedete come il valore precedente era più basso di questo che si ottiene aggiungendo il Trabecula Bone Score. Qui abbiamo un rischio tra 10 anni di fratture maggiore del 14% e di fratture di femore del 4,8%. Poi si possono utilizzare delle carte di rischio, si possono utilizzare dei valori di soglia. Abbiamo fondamentalmente due sistemi, la soglia fissa e la soglia variabile. La soglia fissa,
valore è il 20% di fratture maggiori e per le fratture di femore il 3%. Nella soglia variabile questo valore cambia a seconda della fascia d'età del soggetto. E vedete che per ambedue i sistemi la nostra paziente è candidata a un trattamento, quantomeno è candidata alla valutazione del costo-beneficio di un trattamento farmacologico maggiore per curare la sua patologia. Questo è quello che noi utilizziamo oggi in pratica clinica per gestire la paziente. Però non sono solo sufficienti questi due valori. Oggi la densitometria ci consente di fornire altri dati. Per tornare all'esempio dell'ingegneria costruttiva, il ponte subisce un danno nel tempo, quello che gli ingegneri chiamano la fatica del materiale, cioè la microusura, i microdanni dell'usura del tempo, che ci sono anche sullo scheletro, noi li ripariamo quotidianamente, però potrebbero anche arrivare a tale livello da determinare la frattura. Se voi guardate questo esempio, il ponte più a lungo una campata, più traffico deve sostenere e più è frequente il danno, la fatica. Questo danno oggi densitometricamente lo possiamo misurare impiegando un differente indice che è il bone strain index in fase di valutazione rispetto agli altri due che sono più noti, particolarmente il primo che è storico, se volete, ormai quindi esce dal discorso scientifico, il secondo che ha parecchi anni di valutazioni, studi densitometrici, clinici, prospettici e longitudinali, e questo ultimo che è di più recente introduzione. Quindi noi un unico atto diagnostico di accesso del paziente alla struttura sanitaria, struttura pubblica, quindi quando esegue la densitometria, gli possiamo fornire i dati che servono dal punto di vista, per usare la parola di prima, ingegneristica, per capire se la sua struttura, lo scheletro, resiste al carico e al danno nel tempo. Questo è un esempio di come di cosa ci dice il bone strain index rispetto agli altri due parametri. Vedete come a parità di densità o di trabecola bone score ci sono dei punti interni alla struttura che hanno una minor capacità di resistenza ai danni del tempo, ai danni da usura, e quindi se c'è una frattura, la frattura inizierà in questo punto. La frattura è un po' come quando la diga cede, non cede in tutti i suoi punti di costruzione. C'è una fissurazione, un buco, da cui poi partono le varie crepe, a un certo punto la struttura cede. Lo stesso avviene anche per la frattura vertebrale. Non è un crollo improvviso di tutta la struttura in ciascun suo punto, ma avviene in un punto specifico e poi si dirama nel tempo, nello spazio, portando al collasso della struttura. La BMD e il TBS non ci forniscono indicazioni precise di questo evento, mentre con il bone strain index si può avere questa informazione. Quindi abbiamo una visione completa della situazione della resistenza scheletrica al carico e al danno con un unico esame strumentale. Come lo impieghiamo in campo clinico? Mi piace far vedere questa immagine di questo studio che abbiamo condotto con matematici, oltre che con ingegneri, perché abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare i dati clinici delle pazienti post-menopausa. E ne esce questo grafico che vi mostra le relazioni tra le variabili, tutte le variabili indagate, quindi quelle anamnestiche, quelle diagnostiche strumentali, di laboratorio, cliniche, e vedete come i soggetti, questi sono soggetti che hanno tutti una massa ossea ridotta, perché a una certa età, in tarda età, è un fattore abbastanza comune riscontrare una BMD ridotta, quindi non è più un fattore discriminante tra chi si frattura o chi non si frattura, perché non tutte queste donne vanno incontro alla frattura o alla rifrattura. Quelle che tendenzialmente non si fratturano o non si rifratturano sono quelle che hanno un basso turnover osseo, un CTX basso. CTX è un parametro biochimico che si dosa comunemente, che serve a valutare l'attività della cellula osteoclastica, quindi del riassorbimento osseo. A un CTX basso corrisponde un basso rischio di fratturarsi o rifratturarsi, mentre coloro che arrivano alla frattura, guardate questo interessante tratto di strada che deve percorrere il paziente, parte sì da una massa ossea ridotta, che però, ripeto, è comune in questi, parte sì da una massa ossea ridotta che è comune in questo, in questa fascia d'età, ma transita da una
pessima qualità dell'osso, ad una ridotta qualità dell'osso, e arriva a una caduta, arriva a un disequilibrio, test di rompere positivo, perché il paziente può fratturarsi anche spontaneamente perché la struttura cede al carico del corpo, quindi del gravitario, ma generalmente la frattura avviene in occasione di una caduta. Quindi questi fattori servono a classificare dal punto di vista della gestione dell'osteoporosi il paziente, classificare i fini del rischio della frattura. Però mentre in quei tempi felici che io richiamavo all'inizio eseguivamo l'indagine sintometrica a tappeto di screening tutte le donne che arrivavano in menopausa, oggi non è più così, perché ci si è resi conto che l'indagine sintometrica è un'indagine che ha una sensibilità e una specificità, e soprattutto la densitometria è più specifica che sensibile. Se si utilizza un test specifico per fare un esame di screening, si ottengono molti falsi positivi. Ed è per questo motivo che oggi la densitometria viene indicata se in presenza di fattori di rischio per l'osteoporosi, si applica cioè il teorema di Bayes. Se la probabilità a priori della malattia è elevata, ha senso utilizzare un test di screening, come test di screening, un test specifico. Ma se la probabilità priori della malattia è bassa, utilizzare come screening, come test di screening, un test specifico significa ottenere molti falsi positivi. Quindi oggi chi deve dare incontro alla densitometria? Tutte le donne dopo 65 anni di età, essendo l'età il fattore di rischio più importante per la massa ossea. E per le donne che non hanno ancora 65 anni di età, bisogna avere ulteriori fattori di rischio oltre all'età. E quindi una bassa massa ossea. Quindi questi fattori sono, dovrò essere spiegati per parlare del FRAS, quindi non sto a ribadirli qui e a fare dell'HD. Dopo i 70 anni di età, anche per gli uomini è indicato il test densitometrico, più ovviamente tutte le condizioni di osteoporosi secondaria, cioè quelle patologie che hanno osteoporosi come manifestazione secondaria. Ma per tornare alla menopausa, quindi anche i nostri livelli essenziali di assistenza dicono chiaramente che l'esame è prescrivibile in regime di rimborso sanitario, quindi su quella che qui lo vuol dire la ricetta rossa, in tutti i soggetti che hanno questi principali fattori di rischio, e quindi la precedente frattura della fragilità, il riscontro radiologico di osteoporosi e quelle terapie che presentano, quelle patologie che presentano osteoporosi come manifestazione secondaria. E qui non sto a richiamarle tutte, però vi faccio notare come la celiachia e le sindrome del malassorbimento sono per noi che ci occupiamo di osteoporosi e di densitometria molto importanti. La celiachia è il principale fattore che determina una riduzione di massa ossea nell'età fertile, quindi quando ci troviamo di fronte a una densitometria che ha una ridotta massa ossea perché uno Z-score minore di meno 2 in una popolazione di sesso femminile, pensare alla celiachia è una buona idea, perché rappresenta circa un terzo della causa, un terzo delle densitometrie di ridotta massa ossea nella popolazione femminile in età fertile. E quindi può essere anche interessante per voi che trovate a gestire la donna nella condizione premenopausale, quando spesso vi viene inviata per problematiche magari legate a disturbi del flusso mestruale, può pensare che l'anemia sideropenica possa essere invece determinata da questa causa, è molto utile per prevenire poi l'osteoporosi nell'età più avanzata post-menopausale. Non entro nelle altre patologie che fanno parte della normale formazione, diciamo così, del medico. Però per tornare al problema, quando non abbiamo il criterio principale, dobbiamo riferirci a una somma di criteri minori, e quindi per le donne in menopausa che non rispondono a quelle problematiche, a quei criteri dobbiamo considerare almeno tre o più fattori di quelli che abbiamo già visto, soprattutto l'età e poi la presenza anamnestica di familiare per frattura della fragilità, l'inadeguato apporto di calcio, il fumo e l'abuso alcolico. Quindi ritorno a questi concetti fondamentali di prevenzione primaria, che necessita un counseling specifico, ma che è fondamentale per
ridurre il rischio del soggetto, perché poi è facile ovviamente, piuttosto che intraprendere una terapia farmacologica, agire su questi fattori. Perché? Perché la terapia farmacologica funziona sì, ma con alcune problematiche, alcune caratteristiche. Voi vedete come più noti, i fosfonati, incidono di più sulla bone quantity che non sulla trabecola bone score, quindi sulla qualità dell'osso, ma altri farmaci come il paratormone o il denosumab, che noi utilizziamo in condizioni di osteoporosi severa con fratture, hanno invece anche un importante impatto sulla qualità dell'osso, cioè sulla distribuzione delle trabecole nello spazio e sulla resistenza dell'osso al carico. Ce ne sono altri invece che interferiscono negativamente più sulla qualità che sulla quantità, per esempio l'inibitore dell'aromatasi, che tanto piace ai nostri oncologi, purtroppo interferisce moltissimo con la qualità dell'osso, che riduce molto il trabecola bone score e riduce la quantità molto più della qualità del trabecola bone score. E così il cortisone, che invece fa un po' 50% e 50%. Cioè significa che io con la densitometria posso oggi anche regolare la scelta delle terapie, quindi decidere se è più utile partire con un difosfonato piuttosto che con un altro tipo di antiresorbitivo come il denosumab o con un nostro induttore che è il paratormone. E farmaci che, come vedremo, hanno una problematica di gestione per la quale io preferirei non utilizzarli se però qualcuno prima tornasse a gestirmi la paziente nei primi decenni della menopausa. E qui vedete come io posso selezionare il mio soggetto alla terapia in presenza di un certo rischio di frattura maggiore a 10 anni e anche in presenza di una ridotta massa ossa. Posso quindi decidere di utilizzare i difosfonati oppure un denosumab se per esempio il paziente è osteopenico e non sarebbe da denosumab ma però ha una qualità dell'osso molto alterata, potrei decidere di usare in primis subito il denosumab, perché questo ha un impatto sulla sua qualità della struttura. O posso graduare il mio intervento dagli fosfonati al paratormone a seconda dell'interessamento qualitativo oltre che quantitativo. Quindi oggi la densitometria ci dà delle informazioni molto aggiuntive rispetto a quelle che avevamo basilari, oggi considerate basilari, che sono quelle del T-score e dello Z-score. Va sfruttato però a questi fini. Parliamo di farmaci, di quelli che usiamo noi e qualche volta anche come dire, in un osteoporotologi, nelle donne non più ancora giovani in postmenopausa, che ovviamente come sapete si dividono in antiriassorbitivi e promoventi la neoformazione, cioè o vanno a bloccare l'osteoclasta, la cellula che distrugge l'osso, o vanno a stimolare l'osteoblasta, la cellula che lo costruisce. Queste sono una recentissima consensus del Belgian Bone Club che recepisce ovviamente le indicazioni internazionali dell'evidenza medica, ma è anche molto bravo nel presentare graficamente. E voi vedete come i miei farmaci hanno un impatto sulla frattura, io parliamo dell'alendronato, che riducono di circa il 50% il suo rischio, cioè io non lo azzero il rischio di frattura del soggetto anziano osteoporotico, lo posso dimezzare. Se ce l'ha alto, quindi conserverà un alto rischio e si fratturerà quasi certamente anche se io lo tratto continuativamente con il mio farmaco. Un po' meglio andiamo per farmaci come lo zoledronato, che è un potente inibitore di riassorbimento, quindi possiamo anche salire oltre il 50% della riduzione del rischio di frattura, possiamo anche avere al 70% come avviene in genere con il denosumab o con il paratormone, il teriparatide. Cioè due farmaci, specialmente l'ultimo, il teriparatide, post-induttore, che vanno a rimaneggiare molto la struttura qualitativa in senso positivo. Però io non mi scosto da questi parametri che non sono certo brillantissimi, perché io agisco solo migliorando del 50%, massimo del 70%, la situazione del soggetto, che in genere arriva alla mia attenzione che è già compromesso, quindi lui avrà comunque di base un rischio molto alto di rifratturarsi, indipendentemente da quello che io posso fare. Costruzione dell'alto non si usa quasi più per i suoi effetti negativi sull'apparato cardiovascolare che sono emersi recentemente. Vedete come da qui noi osteoporotologi abbiamo cancellato gli estrogeni, non li consideriamo più,
quando invece essi sono l'ormone più importante e, se vogliamo, anche il farmaco più importante per curare l'osteoporosi e soprattutto per prevenire l'osteoporosi. Se questa situazione, che già per me non è brillante, la vogliamo vedere in un'altra visione, cioè la versione precedente di queste linee guida, che dice la stessa cosa, se volete, ma da un altro punto di vista, cioè ti dice: ma tu, Olivieri, con questi farmaci, dove vai ad agire con, secondo l'evidenza medica? Allora guardate cosa succede in chi ha l'osteoporosi con già la frattura, quindi prevenzione secondaria. Il quadrato significa che tutti hanno un'evidenza pre-planned analysis, quindi secondo la statistica medica nel modo più corretto possibile, di ridurre il rischio di frattura, tutti. Però guardate, se io devo fare la prevenzione primaria, cioè io non ce l'ho la frattura, prevengo la frattura, e vedete che praticamente di questi si salvano pochi: il raloxifene, l'alendronato, ancora due difosfonati, ma io comincio già ad avere un po' di carenze, cioè sono osteoporosi, quindi il discorso è molto basso, ma non hanno la frattura. Parlo di prevenzione primaria dell'osteoporosi complicata. Comincio già a perdere un po' di farmaci, ma se io vado solo nell'osteopenia, che è poi la condizione prevalente dal punto di vista numerico dei pazienti che vedo in ambulatorio, io in teoria non potrei usare nessun farmaco secondo l'evidenza medica, perché o non c'è l'evidenza oppure è un post-hoc analysis che oggi i statistici ti cassano tutti perché dicono che è gravato da vizi, un problema metodologico matematico, cioè è andare a vedere dopo, posteriori, cosa è successo facendo quello che si chiama il dragaggio dei dati, cioè li metti nel computer e poi vai a vedere cosa viene fuori, ma dopo non l'avevi previsto prima. Quindi di fatto io l'osteopenia non potrei gestirla bene ai fini della prevenzione della frattura da fragilità, perché non ho evidenze mediche. Mi trovo solo ad agire efficacemente in chi è già ad altissimo rischio di ulteriori fratture. Ma se vado a vedere cosa succede con i miei farmaci sulla riduzione del rischio di frattura del femore, io sono disarmato, le mie armi si spuntano tutte, mi rimangono sia per la prevenzione primaria che secondaria pochissime cose, due difosfonati, e poi io chiudo qua. Quindi quello che oggi tutti guardano come la panacea di tutti i mali, cioè la terapia dell'osteoporosi fatta dagli osteoporotologi, in realtà è una situazione molto drammatica e di difficile gestione dal nostro punto di vista, e richiederebbe una revisione completa del problema partendo dalla sua prevenzione, cosa che purtroppo oggi non si fa più. Poi ci sono altre problematiche però che vanno affrontate, perché non è detto che mi fanno perché funziona poi in realtà funzioni, perché ci sono altre cose sotto che ne inficiano l'efficacia. Per esempio la carenza di vitamina D, perché la maggior parte dei miei pazienti, guardate il grafico, quindi donne in postmenopausa nella seconda parte della loro vita, e mi arriva che sono tutte in carenza e insufficienza di vitamina D. Oggi sappiamo che anche i giovani che vanno a scuola, e quindi i nostri ragazzi a scuola, hanno insufficienza vitaminica D. Ai miei tempi, dopo la scuola andavo a giocare all'oratorio, oggi stanno tutti davanti al joystick del computer, quindi hanno anche un problema di esposizione alla luce, fondamentale per la sintesi della vitamina D. Ma per tornare ai pazienti, io e le mie donne anziane, in postmenopausa, le ho tutte in carenza vitaminica D, che vuol dire che sono tendenzialmente osteomanaciche, quindi hanno anche una problematica di mineralizzazione alterata. L'osteomalacia è un difetto di mineralizzazione scheletrica, quindi io depongo la matrice ma non la rinforzo, non la mineralizzo, e quindi l'osso subisce un ulteriore incremento della frattura, del rischio di frattura, perché è anche qualitativamente non adatto. Ma cosa vuol dire in termini di risposta ai farmaci questo? Significa che, questo studio del gruppo veronese di Adami l'ha ben dimostrato, che se io ho in condizioni di vitamina D a posto un incremento atteso, se la mia risposta con antiresorbitivi importante, lo stesso farmaco non mi funziona più nel senso di aumento della densità ossea se il paziente è in carenza e insufficienza di vitamina D. E se io vado a guardare cosa succede sul rischio di frattura, vedo che il rischio di frattura non si riduce come dovrebbe fare la terapia, perché il soggetto non ha prima sistemato il quadro metabolico corretto. Questa condizione che richiede il suo tempo, quindi di poter passare alla terapia antiresorbitiva, in teoria deve aver fatta prima, cioè chiunque si trova a dover gestire oggi, no, per altri motivi internistici, ma in questo caso ginecologici, perché siamo in un'aula di ginecologi, una paziente in menopausa dovrebbe comunque valutare l'aspetto vitaminico di
perché se poi deve andare da me per il trattamento è meglio che ti arrivi già pronta, sennò io perdo poi mesi, se non l'anno, perché poi in aggiunta c'è anche la questione gestionale, che se la vedo oggi, quando la rivedo dopo quel controllo, devo anche tener conto di un problema gestionale operativo, pratico, che passa di mesi. Quindi ci sono dei fattori di rischio che tutti i medici dovrebbero considerare quando hanno l'occasione di vedere il paziente per prevenzione di qualche cosa. Nel nostro caso, chi viene in postmenopausa, nella precoce postmenopausa, a un controllo per vari motivi, bisogna che venga comunque indagato per vedere se ha una riduzione del peso corporeo, perché la magrezza è un fattore di rischio per la resistenza scheletrica, per un basso intake di calcio. Oggi vengono satanizzati gli introiti di latte derivati, che sono i principali fornitori di calcio allo scheletro, impropriamente, sulla base di dati epidemiologici mal gestiti o mal analizzati, e comunque oggi l'alimentazione è cambiata come stile di vita e quindi non si usa più come nei miei tempi bersi il latte o mangiarsi il formaggio a casa, quanto bersi il latte. I miei nipoti il latte non lo bevo, io bevo un litro di latte al giorno all'età che avevo del frate, la do molto giovane, forse troppo. Io ad esempio non lo bevo. Vabbè, sui bambini probabilmente il latte non lo bevo. Io ne bevo un litro al giorno quando avevo l'età dei suoi bambini, ma anche la sua. Ma lo stesso vale per l'alto intake di sodio, perché la dieta ipersodica è il principale fattore per avere un'ipercalciuria, quindi un bilancio calcico negativo. Nel tempo la donna arriverà poi alla mia osservazione che si è sviluppata una riduzione di massa ossea che è legata a un intake alimentare sbagliato. Lo stesso vale per l'apporto proteico eccessivo. Oggi la nostra dieta si considera western diet, cioè iperproteica, ma la dieta iperproteica porta a una transitoria acidosi metabolica che è subito compensata dal sistema di bicarbonati, ma questa transitorietà determina uno stimolo continuo dell'osteoclasta che è iperattivo e quindi risolve l'osso. Alla fine si perde più facilmente massa ossea nel tempo. Più la presenza di altri fattori, l'utilizzo di bevande assassine come la Coca-Cola, la Fanta, eccetera, che determinano acidosi, lo stato acidosico che è negativo per il metabolismo dell'osso, sono condizioni che vanno affrontate già nella prima fase della menopausa, se uno ha abitudini alimentari errate, per evitare poi che si abbiano conseguenze dopo, quando nel dopo io intervengo con scarsa efficacia, come avete visto. Poi c'è un altro problema che dal punto di vista della gestione personale è rilevante, perché tutti i miei pazienti sono compianti, ma dal punto di vista della gestione del gestore della risorsa pubblica, cioè l'assessore alla sanità, quando vado a discutere in regione, mi dice che io non devo prescrivere niente perché la mia terapia non serve. Allora, si parla di aderenza che è data dalla compliance e dalla persistenza, cioè la persistenza è per quanto tempo prende all'internato la signora paziente di Olivieri, e è compliante, cioè quanto farmaco assume, perché se ne deve assumere una alla settimana, me la assume ogni 15 giorni, non è più compliante, anche se me lo prende per un anno intero. Bene, questi sono i dati internazionali di aderenza alle terapie per osteoporosi, efficaci perché abbiamo visto che riducono dal 50 al 70% il rischio di frattura, non è il 100%, ma qualcosa facciamo. Però devono essere prese, come vediamo, vedremo tra poco, bene, allora il 60% dei soggetti ha un'aderenza tra l'80% e il 100%. C'è una fetta di ottimati che lo prende sempre e in modo corretto, ma c'è una fetta considerevole che arriva anche al 20% di gente che lo prende per meno del 60% del medication possession ratio. E questo che sia daily intake, che sia weekly intake, che sia monthly intake, non cambia sui termini dell'aderenza. Cosa vuol dire per i miei farmaci? Allora, se io ho un'aderenza del 90%, 90%, io perdo un terzo dell'efficacia antifratturativa dei miei farmaci, un terzo, 30%, non 10%. Se il mio soggetto prende il farmaco per l'80% di quello che avrebbe dovuto, io perdo la metà dell'efficacia del farmaco. Se poi lo prende, come vediamo adesso, la media, circa 50%, è come se non prescrivessi niente. Allora Gallera ha ragione a dire che lui non deve prescrivere nulla, perché lui butta dei soldi, perché sul territorio il paziente anziano con l'osteoporosi, che ha l'osteoporosi, deve prendere i miei farmaci, di fatto non li prende in una quantità e in una modalità corretta per avere il massimo dell'efficacia, cioè più del 90% di medication possession ratio. Questo è l'unico studio di farmacoeconomia che abbiamo condotto in Italia, anzi ce ne sono solo due, quello della Lombardia, questo l'abbiamo condotto in Emilia Romagna,
e scusate in Molise perché tutta la regione aderì, e vedete come chi ha un'aderenza poca, scarsa, meno del 50%, ha un incremento del rischio di frattura del 20%, mentre chi prende il farmaco bene ce l'ha solo del 9%. Ovviamente il farmaco funziona, ma c'è anche una quota di non responsivi, in questo caso sono circa 10%. Ma nell'altro caso abbiamo 3 volte di più l'incidenza del rischio di frattura, nonostante il medico abbia prescritto il farmaco. Allora, la domanda che adesso poniamo a Frale, che ci spiegherà molto bene lui, è che cosa fa la comunità europea, che cosa fanno le agenzie regolatorie italiane per migliorare questo problema complessivo, cioè deficit di vitamina D, ottimizzazione delle terapie farmacologiche per l'osteoporosi. Buongiorno a tutti, cercherò di essere il meno polemico possibile e il più costruttivo. Tutto quello che vi racconto deriva sostanzialmente dall'esperienza che ho fatto con il professor Giustina, che è presidente della Società Europea di Endocrinologia, negli ultimi 2 anni, per cui siamo molto spesso andati a Bruxelles, ci siamo interfacciati con gli europarlamentari, con la Commissione Europea, ma nello stesso tempo tornavamo anche a casa e quindi ci confrontavamo poi con l'assessore regionale o col ministero. Il dottor Ulivieri ci ha già spiegato cos'è l'osteoporosi e vi ricordo alcuni numeri. Il 50% delle persone, uomini e donne, sviluppa osteoporosi. Parlavamo giustamente prima di quasi 5 milioni di italiani e di 90.000 fratture di femore ogni anno. La percezione vale sia forse maggiore per le donne sono più brave a fare prevenzione e questo è merito sicuramente anche dei ginecologi. Tutte le donne fanno la mammografia, tutte le donne fanno lo screening, il pap test ad esempio. Negli uomini siamo sempre un po' indietro, chissà come mai, forse avete un po' di neuroni di più. E che l'osteoporosi sia un problema rilevante è dimostrato ormai da questo primo studio che è stato condotto dal professor Adami, pubblicato nel 2004, e vedeva come le over 70, quasi oltre l'80%, soffrano di una riduzione di massa ossea, osteopenia ed osteoporosi. E comunque anche gli uomini arrivano al 50% superati i 70 anni, per cui una questione, ce l'ha già detto il dottor Ulivieri, è rilevante. E al che si arriva sempre lì, quanto costa alla fine l'osteoporosi? Io ho fatto i conti della serva, cioè ho preso il mio tariffario, sono andato su Torrino Medica, ho visto il costo dei farmaci e ho provato al San Raffaele a prenotare una visita e una MOC. Il costo all'anno per un paziente che dovrebbe in teoria pagare tutto, poi sappiamo benissimo che così non accade, non supera o si attesta sui 600 euro. È comunque una spesa non irrisoria. Una frattura di femore mi costa tra 7.000 e 20.000 euro. E questi sono solo i costi diretti, cioè il mio ricovero costa 20.000 euro e negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto circa 700.000 fratture di femore che hanno provocato 120.000 decessi e 150.000 invalidità, il che vuol dire 9 miliardi di euro di spese dirette sostenute dal sistema sanitario nazionale. E a questo aggiungiamo 1 miliardo dell'INPS. Sono 10 miliardi di euro. Lo sentivo, l'ho letto anche sui giornali questa mattina, quota 100 o il reddito di cittadinanza ci costano 10 miliardi l'uno. E indipendentemente dalla bontà o meno di quota 100, del reddito di cittadinanza o di tutte le altre spese che ciascun governo è libero di scegliere come allocare le risorse, qui avremo 10 miliardi da spendere come più ci piace, forse. A questi considerate che non sono aggiunti le spese, ad esempio, sostenute dalla famiglia, la badante,
o quanto mi costa lavorativamente stare a casa, perché non è detto che mi dia la 104, quanto mi costa il parcheggio al San Raffaele, visto che ci dovrò stare 5 ore a 2 euro all'ora? 10 miliardi per le fratture, e quando noi andiamo in Europa, beh, non siamo sicuramente i più bravi, ci collochiamo nel mezzo, ma il problema delle fratture è rilevante da un punto di vista dell'incidenza in tutta Europa. E qui abbiamo sommato le principali fratture osteoporotiche, quindi frattura di femore, frattura di polso, frattura di omero e fratture vertebrali. E quindi è un problema europeo, ma vediamo se c'è qualcuno più bravo di noi in Europa nella gestione del farmaco, perché giustamente il dottor Ulivieri ci diceva quanto l'aderenza sia importante, perché il dottor Ulivieri è bravo e prescrive il farmaco quando deve, ma se noi andiamo a vedere i dati delle macro aree o degli singoli stati, il 50% delle donne meritevoli di trattamento non vengono trattate in Italia. In Spagna sono più bravi, in Germania no. Di solito facciamo sempre il paragone con la Germania, che loro sono sempre i più bravi. In Germania il 70% delle donne non è trattato per osteoporosi. E se di nuovo andiamo a vedere i numeri assoluti, vediamo come su 3 milioni e mezzo di donne tedesche che sono meritevoli, eligibili di trattamento, solo uno viene trattato. E non è che le nazioni a cui più facilmente ci possiamo comparare, la Francia, la Spagna, siano meglio. Vedete ad esempio la Svezia, che aveva un'incidenza significativamente maggiore, ma come il numero assoluto poi di fratture non sia così significativo nella popolazione. E di nuovo, quanto costa se consideriamo la comunità europea come una macroarea, come se fossero gli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'Europa? Beh, agli Stati Uniti d'Europa è prevista una spesa nel 2025 di quasi 40 miliardi di euro. Immaginate quante cose potremmo fare con 40 miliardi di euro. E il dottor Ulivieri ci diceva come fumo e alcol siano fattori di rischio correggibili, così come la carenza di vitamina D. E il fumo, ma anche l'alcol, come ormai è stato ben dimostrato ed è assodato, fa male non solo al fegato e al polmone o al rischio cardiovascolare, ma fa male anche alle ossa. Ha aumentato il rischio di frattura, il rischio di caduta e la riduzione della densità minerale ossea. E lo stesso vale per la vitamina D. Tutti noi sappiamo come calcio e vitamina D, e il dottor Ulivieri ce l'ha fatto vedere benissimo, siano i fondamenti. Quando lo spiego ai miei pazienti, e magari gli sto dando anche qualche altro farmaco, gli dico: è come costruire una casa. Prima usiamo i mattoni, il calcio, poi usiamo la malta, insieme usiamo la malta che è la vitamina D, l'arredamento lo mettiamo dopo. E di nuovo, noi italiani non siamo così bravi sui nostri valori, sui nostri livelli di vitamina D. Tant'è vero che c'è il cosiddetto paradosso scandinavo. Paesi a latitudini sicuramente più elevate delle nostre sono riusciti con la supplementazione alimentare, ad esempio, a raggiungere valori della popolazione di vitamina D che non rientrano nella fascia di carenza o di deficienza. Un po' come abbiamo fatto noi, ad esempio, con lo iodio, ma siamo partiti dal primo decreto legge del 1955. Mi è arrivato un'ora fa il messaggio del nostro chirurgo che ha operato un gozzo di dimensioni notevoli ancora oggi, per cui se dopo 70 anni anche sul gozzo non ce l'abbiamo fatta, stiamo partendo adesso per la vitamina D, credo che nessuno di noi in quest'aula vedrà i risultati eventualmente. E partendo da questi dati siamo andati in Europa. Siamo andati in Europa con l'idea di dire:
che cosa può fare l'Europa di sostenibile e di ragionevole, quindi di soldi spesi, ma spesi bene a tal fine. E tutti sappiamo, e lo vediamo dai vari cartelloni, dalle varie pubblicità, che le istituzioni europee si sono sicuramente battute contro il fumo e contro l'alcol. Queste sono campagne di quasi un decennio fa. E sono orgoglioso di questa foto, questa è l'aula del Parlamento europeo, dove siamo andati la prima volta a marzo per far capire come la vitamina D fosse un ormone che avesse un ruolo cruciale nel determinare l'osteoporosi e a cercare di sensibilizzare l'ambiente. Effettivamente eravamo molto soddisfatti perché ci eravamo riusciti. Questa è un'interrogazione parlamentare scritta a nome, a primo nome dell'onorevole Fitto, ma potete scorrere tra i nomi e vedete come ci siano onorevoli di diverse nazionalità e di tutti i partiti politici. E questo è già un risultato che ci permetterebbe di arrivare forse alla prima pagina del giornale. Tutti i principali partiti avevano dei rappresentanti che hanno firmato questa petizione, in cui in questa interrogazione in cui si riconosceva chiaramente come l'osteoporosi fosse una patologia sistemica ad aumentato rischio di frattura. Quindi avevamo fatto capire che cos'è l'osteoporosi, come si associasse a una serie di fattori di rischio correggibili, ma che fossero quasi tutti correlati all'ipovitaminosi D, dell'impatto che questa aveva sui bilanci dei singoli stati e dell'Unione Europea, e si cercava un'iniziativa per sensibilizzare i singoli paesi a nome dell'Unione Europea in modo da togliere quelle ineguaglianze che avevamo visto sull'ipovitaminosi D, ad esempio, e di lanciare programmi di screening e di campagne per sensibilizzare l'argomento dell'osteoporosi. All'epoca c'era Andriukaitis come commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare. La data non è la data di morte, ma è soltanto la data scritta della risposta, e la risposta ci ha lasciato alquanto perplessi, perché ci diceva che la Commissione non aveva alcuna intenzione di sviluppare progetti riguardanti la vitamina D, né di attivare campagne di informazione sulla prevenzione e sul trattamento dell'osteoporosi, giustificandola col fatto che la Commissione non si occupava di singole malattie specifiche, tant'è vero che la competenza della salute resta ai singoli stati membri. Ma poi si contraddiceva da solo, dicendo che gli stati membri possono essere aiutati dalla Commissione europea nella prevenzione e nella gestione delle malattie non trasmissibili, che la stessa Commissione europea si era occupata della gestione della fragilità, e facendo una sorta di campagna pubblicitaria alle proprie attività ci diceva che erano già stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro in campagne che andavano a sostenere una vita attiva e autonoma. Mi piacerebbe sapere come si possa avere una vita attiva e autonoma con una frattura di femore. 34 progetti stanziati negli ultimi 10 anni, 45 milioni spesi, alcuni progetti più concreti che venivano descritti dallo stesso commissario, e uno stimolo attraverso le campagne di tipo Horizon 2020 o FP9, che sono i progetti che realizza la Commissione europea per finanziare la ricerca, che stimolavano con Orizzonte Europa alla ricerca di soluzioni.
Ma a livello europeo dobbiamo pensare che c'è anche l'EMA, l'ente regolatore per la prescrizione, per la prescrivibilità, ma anche per l'immissione in commercio dei farmaci. E se noi andiamo sul sito dell'EMA, questo in prima pagina bello grande, vediamo come l'EMA si propone per facilitare l'accesso alle cure, per monitorare la sicurezza dei farmaci e di valutare processi prescrittivi e autorizzazioni all'immissione al mercato che fossero adeguati con gli standard internazionali, garantendo, cercando di garantire ai cittadini europei le migliori cure. Salvo poi che se noi andiamo a vedere alcuni farmaci già approvati negli Stati Uniti o in Giappone, scopriamo che farmaci come il teriparatide, che in commercio in Italia, se non erro, dal 2010, rispetto alla valoparatide, che tornando indietro vedete come il profilo sia sostanzialmente similare, veniva bocciato dall'EMA, farmaco già approvato dall'FDA, per esempio, giustificandolo con una inadeguatezza nella good clinical practice degli studi condotti. Gli studi erano condotti negli Stati Uniti, però è la classica lotta tra FDA ed EMA. Se gli studi sono condotti in Europa vanno ripetuti negli Stati Uniti, e sfortunatamente se sono condotti negli Stati Uniti vanno ripetuti tali e quali in Europa. E sollevava un rischio rischio sostanzialmente cardiovascolare, che si limitava in pratica a delle aritmie non maggiori, praticamente a episodi di tachicardia sinusale. E quindi noi siamo andati in Europa anche a chiedere per quale fosse la differenza tra i cittadini europei o i giapponesi, e perché se io fossi nato o vivessi in Giappone avrei diritto ad utilizzare farmaci che in Europa non ci sono. Un dato similare era quello sul romosozumab, un anticorpo monoclonale nel cui studio registrativo, comparato con l'alendronato, si è visto un incremento significativo degli eventi avversi severi a livello cardiovascolare e cerebrovascolare. Anche qui EMA aveva rifiutato l'autorizzazione, salvo dopo un anno e mezzo ritrattarla e quindi approvare il farmaco. Le policy ad advocacy della Società Europea di Endocrinologia, dell'IOF e soprattutto le associazioni dei pazienti avevano permesso di una rivalutazione di tutti gli studi, che aveva determinato come era aumentato sì il rischio cardiovascolare, ma era legato al fatto che i bifosfonati abbiano un trend di protettivo. Questo non è significativo, ma sembra che i bifosfonati possano giocare un ruolo a livello cardiovascolare, cosa che romosozumab non faceva e che aveva gli stessi rischi cardiovascolari comparati al placebo. E a questo punto, però, visto che ci avevano risposto che la competenza era dei singoli stati, siamo rientrati in Italia. E questo che abbiamo trovato sui giornali in quei giorni era assolutamente divertente, perché tutti noi ci siamo imbattuti su notizie, che sono sicuramente fake news, ma su giornali più o meno seri, che dicevano come il latte fa male perché mangia le ossa, come l'osteoporosi fosse una condizione parafisiologica. Lo dice anche mio padre, che è medico di base, devo dire che dichiaro subito i miei conflitti di interessi e litighiamo spesso su questa questione. Non c'è verso di convincerlo, salvo poi mi chiama tutte le volte che si stupisce di avere una paziente con l'osteoporosi. E io gli dico, non è una invenzione mia, perché non ho niente da fare in ospedale. Ma questi negazionisti, in realtà, un po' come Di Bella o un po' come Vannoni,
spesso hanno più risonanza di quello che fa il dottor Ulivieri tutti i giorni e finiscono per essere creduti. Tant'è vero che il gap culturale che esiste sul ritenere l'osteoporosi come una malattia reale interessa dapprima la comunità scientifica, cioè tutti noi medici. E questo, siccome noi siamo poco credibili, rischiamo spesso di dire delle cose che sono non supportate dall'evidenza, finisce che non siamo credibili anche quando andiamo a parlare alle massime istituzioni, quindi al Ministero o a livello dell'Unione Europea. E non lo siamo sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, qua ci sono degli specializzanti, se io chiedessi a loro in che corso durante la loro carriera universitaria si sono occupati di osteoporosi, c'è chi mi dice che non se ne è occupato mai. Quindi come fa a essere l'osteoporosi una malattia se durante il corso di laurea nessuno la tratta? E anche più indietro continuano a dire nessuno se ne occupa. Io a Torino, ad esempio, ho fatto 2 ore di osteoporosi durante geriatria. Al San Raffaele, come docente, dedichiamo 2 ore nel corso di endocrinologia. Ma se noi andiamo a guardare la prevalenza, è la stessa del diabete. Al diabete sono dedicate 20 ore. Solo per darvi delle idee. Lo stesso numero di pazienti, lo stesso impatto sulla qualità di vita, un impatto sulla mortalità che forse è maggiore per l'osteoporosi, non vorrei dirlo troppo forte, però i dati quello ci dicono, 2 ore contro 20. E anche a livello post laurea, se noi andiamo a guardare sugli ospedali, chi si occupa di osteoporosi? L'endocrinologo, il geriatra, l'ortopedico, il reumatologo, è un po' di tutti, ma a volte un po' di nessuno, perché mi tocca vedere quel paziente lì, non so bene cosa fare. E quindi anche a livello del Ministero dell'Istruzione, il professor Giustina e la SIOMS, che è la Società Italiana di Osteoporosi, delle Malattie del Metabolismo Osseo, si sono battuti per il riconoscimento dell'osteoporosi come malattia che va insegnata sia durante i corsi di laurea, sia attivando dei master appositi, e questo è il nostro, ad esempio, che abbiamo a San Raffaele. Come fa una malattia a essere considerata tale se non c'è l'esenzione? Perché io sono endocrinologo e noi viviamo per questi codicini. E lo dicevamo prima sulla tiroidite di Hashimoto. Tiroidite di Hashimoto è una malattia estremamente invalidante, e lo dico con tono ironico, perché sapete tutti benissimo che può portare all'ipotiroidismo, non sappiamo in che tempistiche, ma le pazienti che sono eutiroidee non hanno nulla di diverso se non degli anticorpi, eppure hanno diritto a un'esenzione che copre gli esami e le visite e le ecografie. I pazienti con osteoporosi non hanno un'esenzione, quindi a fine anno pagano quei 500 euro di esami ematochimici, di esami radiologici e parte di farmaci che ha prescritto il dottor Ulivieri. Io no, perché li faccio risparmiare. E la stessa SIOMS quest'anno ha promosso una volta di più la creazione di un'esenzione come patologia cronica, che copra perlomeno parzialmente i costi che le nostre pazienti dovrebbero sostenere. Perché? Perché la MOC, ce l'ha fatto vedere il dottor Ulivieri, non è accessibile per tutti, non è come la radiografia. Se io ho mal di schiena, faccio la radiografia, la faccio sul ricettario rosso senza problemi. La MOC devo rientrare in una serie di criteri che giustamente aumentano il rischio, e quindi da un'ottica del risparmio ci siamo, faccio la MOC solo a chi la merita veramente. E questi criteri li abbiamo già visti prima. Vi faccio notare come ad esempio poi ci sia una nota che mi dica come la chemioterapia e la radioterapia sia un criterio di accesso se associato a 3 criteri minori,
ma se tre criteri minori prima erano già validi per fare la mock, poi qual è la necessità di mettermi una postilla in più su chemio e radioterapia, ad esempio? Ma alcuni di questi farmaci, che sono prescritti quotidianamente, che prevedono terapie croniche, vedo pazienti che fanno gli antidepressivi per decenni, credo sia capitato a tutti di voi, non hanno diritto a fare la MOC, benché molti farmaci antidepressivi possano determinare una riduzione della massa ossea. O lo stesso vale per i pazienti diabetici che fanno farmaci come il pioglitazone. E quindi anche i LEA forse andrebbero ogni tanto rivisti, perché quelli che sono stati pubblicati con il decreto del 2017 sostanzialmente si rifacevano a tutti i precedenti e non c'erano grossi discostamenti rispetto a quelli del 2005. Più tutta una serie di patologie che abbiamo già discusso. La MOC in realtà ci serve a fare una diagnosi, a monitorare i pazienti, ma quello che noi dobbiamo fare è poi prescrivere i farmaci. E di nuovo in Italia, oltre al Ministero, interviene l'AIFA sulla prescrizione, creando le note, che sono un po' l'incubo di tutti i medici, perché sono pagine e pagine che noi andiamo a leggere e che cerchiamo di interpretare spesso anche a nostro piacimento, in funzione del paziente che abbiamo davanti. E le note che sono state introdotte con la riforma del 93 sono uno strumento di governo della spesa pubblica e quindi ce lo dice subito l'AIFA, è un modo per risparmiare. Inizialmente erano 59, hanno provato a toglierle, salvo poi ogni tanto ne rientra dalla finestra quella che era uscita dalla porta. Attualmente sono 35, il numero è aumentato da 4 giorni. E benché l'AIFA, con l'aiuto del Ministero, preveda un processo di revisione e di aggiornamento, questi sono processi lunghi che chiaramente si devono basare su evidenze scientifiche. E allora perché l'AIFA dovrebbe emettere delle note? I motivi sono tre. Il primo è che un farmaco possa avere diverse indicazioni per patologie più o meno rilevanti. E siccome l'obiettivo finale è comunque sempre la riduzione della spesa pubblica, io lo rimborso a carico del Sistema Sanitario Nazionale solo per le patologie che ritengo rilevanti. Oppure che il farmaco è efficace in particolari gruppi di pazienti, come reputo sia stata l'interpretazione ad esempio della nota 79, quindi la prescrizione dei farmaci antiosteoporotici, ce l'ha fatto vedere il dottor Ulivieri, è sicuramente significativa in chi ha l'osteoporosi, ma finisce per non essere efficace o essere, no, creare dei danni in chi l'osteoporosi non ha, e quindi non possono essere utilizzati per fare prevenzione. E su questo direi che siamo tutti d'accordo. Oppure il farmaco viene utilizzato in maniera off-label, e questo off-label è una prassi generalizzata. Abbiamo visto la nota 79 nel dettaglio e come abbia comportato un'evoluzione importante. Questo è stato anche grazie al dibattito che le società che si occupano di osteoporosi hanno avuto col Ministero. Permette di fare prevenzione secondaria e quindi di prescrivere trattamenti in pazienti che hanno già avuto fratture, ma anche di fare prevenzione primaria in pazienti che hanno significativi fattori di rischio e quindi meritevoli di trattamento. E quando noi andiamo di solito in maniera critica a discutere sulla bontà di una nota, devo dire che questa nota, l'innovazione della nota 79 pubblicata nel 2015, ha sicuramente dei punti di forza, perché ha definito dei cut-off di intervento sia per la prevenzione primaria sia per la secondaria. Per la primaria distinguendo tra
le fratture più tipiche, per la secondaria distinguendo per le fratture più tipiche, quindi fratture vertebrali e fratture di femore, o fratture non tipiche, sostanzialmente fratture costali e frattura di Colles. Nella prevenzione primaria invece permette di trattare i pazienti o in maniera correlata al dato densitometrico o in alcune circostanze, ad esempio che è trattato con cortisonici, anche indipendentemente dal dato densitometrico. Altro punto di forza della nota è che ci permette di delineare quando si può passare da un farmaco all'altro e qual è il farmaco che va scelto come primo approccio. Siccome si stava diffondendo sempre di più la moda di andare dal farmacista che aveva un apparecchietto più o meno valido e più o meno tarato, e poi uscivano con uno scontrino in cui si diceva che aveva l'osteoporosi, e quante volte poi gli ho fatto la mocca, sicuramente il dottor Ulidieri conferma, questi pazienti l'osteoporosi non ce l'avevano neanche in fotografia. Un ulteriore punto di forza della nota 79 è aver rafforzato il ruolo della DEXA, cioè soltanto la MOC permette di fare la diagnosi, con metodica DEXA permette di fare la diagnosi di osteoporosi. Altrettanto viene riconosciuta che qualunque frattura vertebrale, come abbiamo visto prima, osteoporotica, e ci porta alla diagnosi di osteoporosi e quindi meritevole di trattamento. La versione precedente della nota ci permetteva di trattare soltanto le deformità vertebrali moderate o severe, cioè quando la situazione scheletrica del rachide era compromessa in maniera molto più avanzata. Tuttavia non posso esimermi da altri, da delle critiche, come le ho fatte a livello europeo anche sulla nota 79, e sicuramente andrà discusso ad esempio il ruolo delle fratture, se fratture recenti o fratture pregresse. In questo studio, che ormai è un po' datato perché ha un decennio, vediamo come il rischio di rifratturarsi sia massimo nei primi anni dal primo evento fratturativo. Sostanzialmente hanno visto quando le pazienti con una frattura vertebrale si rifratturavano. Gran parte di queste si rifratturavano nei primi 2 anni, ed è lì che noi dobbiamo essere ancor più attenti ed efficaci nel trattamento, iniziare il trattamento il più precocemente possibile. Un'altra revisione della nota che sarà da attuare a breve è l'introduzione di quei 2 nuovi farmaci, ad esempio, che ho citato prima, romosozumab e avaloparatide, che sono sicuramente efficaci, ma che hanno dei profili di rischio che probabilmente andranno valutati con studi su, non con clinical trial randomizzati, ma su studi sulla popolazione, cioè studi in World Life quotidiana. Inoltre, un altro punto a sfavore della nota 79 è l'utilizzo di trattamenti combinati. Noi possiamo prescrivere un solo farmaco. Alcuni studi ci hanno fatto vedere in realtà come il teriparatide, che è il farmaco anabolico, quindi il farmaco più forte che abbiamo a nostra disposizione, sia ancor più efficace se dato assieme a un antiriassorbitivo, un alendronato per utilizzare un bifosforato, oppure il denosumab. In questo studio, che ormai ha 10 anni, vedete come il pallino bianco è la densità in cui viene misurata la densità minerale ossea, il pallino bianco è dove è stato aggiunto l'alendronato al periparatide, il pallino nero è stato switchato il paziente da alendronato al periparatide, in verde veniva somministrato insieme teriparatide e denosumab.
e il cambio nella densità minerale ossea è risultato significativo rispetto ai due trattamenti che attualmente sono considerati il top di gamma. Ma se io vado a confrontare la nota 79 con i LEA, posso fare un esempio non virtuoso e che capiterà spesso anche a voi, cioè la donna con K mammella in terapia con inibitore dell'aromatasi. Questa paziente non avrà diritto ad eseguire uno studio densitometrico. Tuttavia la nota 79 mi dice che io comunque la posso trattare. È un po' un controsenso, come faccio io a trattare una persona se non so neanche da dove parte? Peraltro i dati sono chiari, sono indiscutibili, come le persone, ho sbagliato il cerchietto, quello sotto, in terapia con inibitore dell'aromatasi perdano tra il 2 e il 3% di massa ossea all'anno. E uno studio, ad esempio, che abbiamo condotto a Brescia con i colleghi oncologi ci ha fatto vedere come sì, l'inibitore dell'aromatasi aumentasse in maniera significativa la prevalenza di fratture vertebrali, di fratture multiple e di fratture moderate severe, ma come queste fossero significativamente maggiori nelle pazienti con T-score inferiore a meno 2,5, quindi nelle pazienti già di per sé osteoporotiche. Quanto ho litigato io ad esempio con gli oncologi che continuavano a inviarmi le pazienti con ricetta rossa e come giustificativo scritto inibitore dell'aromatasi. Queste pazienti, la MOC sarebbe, che erano al di fuori dello studio, la MOC è stata fatta pagare perché non rientravano in nessuna maniera. E le fratture peraltro si verificavano in maniera indipendente dalla durata della malattia, a dimostrare un'efficacia deleteria subita, precoce, dei farmaci inibitori dell'aromatasi. E quindi anche qua la mia polemica, il mio dibattito era su come faccio a monitorare questa paziente. I nostri legislatori hanno compiuto un compromesso, hanno compiuto un errore, una contraddizione in termini. È uscita 3 giorni fa la nota AIFA 96, probabilmente qualcuno l'ha sentita nominare, e parto da questa premessa, cioè la spesa farmaceutica dichiarata da Federpharma nel 2010. E voi mi direte, beh, cosa ci abbiamo noi da vedere, cosa ci interessa con l'osteoporosi? Nulla. Questo è il dato di Federpharma nel 2018, elenco dei 20 principi attivi più prescritti in Italia. Al primo posto c'è il colecalciferolo, oltre 2.500.000 pezzi, per un totale di 21 milioni di euro. Il farmaco, il singolo farmaco per cui si spende sostanzialmente di più. E se noi andiamo a guardare più nel dettaglio, non solo le specialità prescritte, perché è vero che il di base rispetto al 2017 perde il 3%, ma c'è tutta una serie di generici e di altri farmaci che vanno ad incrementare la spesa. E noi andiamo a vedere le categorie terapeutiche, guardate il balzo che fa la vitamina D. Comparato 2017-2018, in un anno noi abbiamo prescritto l'8% in più di vitamina D. È chiaro che l'AIFA a quel punto interviene, perché spendiamo 21 milioni di euro. Ed è intervenuta, leggevo oggi sulla stampa, anche ricordando come l'utilizzo degli integratori non sia indicato per tutti. E forse l'AIFA si è un po' confusa e ha pensato che la vitamina D fosse un integratore, però poi lo cancelliamo dalla registrazione.
E alla luce di quella spesa, perché gli integratori andiamo in farmacia e li paghiamo, ma la vitamina D la prescriviamo noi sul ricettario rosso, ha posto una serie di indicazioni in base alle quali la vitamina D è prescrivibile. Ed è prescrivibile in pazienti con osteoporosi o nelle donne in gravidanza, dove sarà riscontro vostro comune di trovare un'ipovitaminosi di spiccata, o perlomeno capita solo a me, però sono io sfortunato, nelle persone istituzionalizzate o nei pazienti con osteopatie tali che necessitino sempre di terapia con colecalciferolo o con altre formulazioni di vitamina D e con calcio. Questi, a questi pazienti va prescritta indipendentemente dalla determinazione di vitamina D. Quindi la moda, mettiamola così, che avevo di chiedere a tutti la vitamina D è considerata inappropriata. A questi pazienti dosare la vitamina D non serve a nulla, perché io gliela devo dare a prescindere, perché l'abbiamo visto, gli antiriassorbitivi non sono efficaci se io non aggiungo calcio e vitamina D, ad esempio. In tutte le altre condizioni l'AIFA ci dice che possiamo dosare la vitamina D solo se abbiamo segni di osteomalacia, e quindi quando l'ipovitaminosi D probabilmente ha già fatto dei danni. L'osteomalacia è una condizione metabolica legata a valori di vitamina D inferiori a 10, inferiori a 5, che portano a una serie di manifestazioni cliniche che possono essere dolori diffusi o dolori ossei e difficoltà alla deambulazione legata a sarcopenia o a un inefficiente quadro dell'apparato muscolo-scheletrico, oppure in condizioni che sappiamo già essere associate a ipovitaminosi D, quindi farmaci come gli antiretrovirali, i glucocorticoidi o condizioni di malassorbimento, celiachia, Crohn, anemia perniciosa o chirurgia bariatrica. Solo in questi casi noi a questo punto potremmo scrivere la vitamina D sulla ricetta rossa. In tutti gli altri casi, se la vorremmo prescrivere, andrà fatta su ricetta bianca. Per fortuna l'AIFA a quel punto dice che la possiamo prescrivere e ci consiglia anche quale trattamento fare. Forse perché aveva visto i dati che spesso i trattamenti che davamo in generale non erano così appropriati, e anche qui ha deciso di metterci dei paletti. Sui risultati di questa nota AIFA è chiaro che si è partito da tutti i dati di letteratura più recenti, e quindi si sono stabiliti dei cut-off per la definizione di ipovitaminosi D nella popolazione generale, che sono diversi rispetto a quelli con l'osteoporosi. Popolazione generale è considerata accettabile una soglia superiore ai 20. Popolazione con l'osteoporosi, obiettivo terapeutico è tenere valori di vitamina 25 idrossi D superiore a 30. Anche perché gli studi avevano fatto vedere che non deve esserci un cut-off standard, ma una cosiddetto range desiderabile all'interno del quale spaziare. Nella popolazione generale questo range va da 20 a 40. E la nota AIFA dice di prendere la vitamina D per i suoi effetti scheletrici, che sono stati ampiamente dimostrati in studi che hanno numerosità campionarie notevoli, e anche vi ho riportato per completezza questa Cochrane in cui la meta-analisi valutava oltre 25.000 pazienti e come
calcio e vitamina D insieme fossero protettivi verso una nuova frattura di femore. Tutti dibattono sugli effetti extrascheletrici della vitamina D ed è forse quello che ha causato l'incremento delle prescrizioni, perché il dottor Ulivieri continua a vedere lo stesso numero di donne osteoporotiche che vedeva 10 anni fa. Io non posso dirlo perché 10 anni fa ero mi stavo laureando, però non ho visto un cambiamento drammatico. E vediamo come la vitamina D, benché si sia dibattuto in merito, non abbia dimostrato un'efficacia né nel ridurre l'incidenza di cancro, né, e questo è il grafico, né nel ridurre la mortalità per eventi cardiovascolari e per tutte le cause. E quindi la vitamina D comunque non è la panacea di tutti i mali. Tant'è vero che l'AIFA conclude che i trial clinici di elevata numerosità non hanno confermato una documentata efficacia nella supplementazione con vitamina D e pertanto, non presentando vantaggi, non andava prescritta. Ma questo è anche sensato: se io do il paracetamolo e non ho la febbre, non mi posso aspettare che la mia temperatura scenda. Se io ho buoni livelli di vitamina D, per quale motivo devo assumerla da fuori? E allora, a furia di fare su e giù Milano-Bruxelles, non ho avuto incrementi vistosi di miglia sulla mille miglia. 54 euro. 54 euro era la previsione di questa mattina quando ho fatto la prova. Credo sia però da Bergamo con Ryanair. L'abbiamo pagati di più. E arrivo quindi a concludere ricordandovi come l'osteoporosi sia una patologia ad alto rischio fratturativo. Questo l'hanno capito anche i nostri politici, per cui noi dovremmo essere assolutamente convinti nella lotta contro l'osteoporosi e contro le fratture. E in questo dobbiamo associarci nelle società scientifiche in modo da essere credibili e spendibili a tutti i livelli. In questi termini però dobbiamo proporre delle soluzioni che siano concrete a problemi reali. Ricordiamoci che il latte non mangia le ossa. E ogni volta che visitiamo una donna o visitiamo un uomo, ricordarci dei rischi che possono essere legati alle fratture, farmacologici legati all'anamnesi familiare o all'anamnesi patologica. Perché abbiamo fatto vedere il lato oscuro della luna e non quello illuminato? Perché noi vorremmo riaprire la fontana dell'eterna giovinezza di Luca Skranek, ovviamente. D'altra parte è il momento giusto, sono uscite anche recenti review, di cui questa è molto bella, che dice chiaramente che bisogna andare oltre quel drammatico evento luttuoso che è capitato nel 2003, forse, se mi ricordo bene. E allora, intanto questa review è molto bella perché mette bene in evidenza i rischi relativi di ciascun evento, positivo o negativo, delle varie associazioni. Ma vi dice anche una cosa che in genere uno quando guarda il forest plot non vede mai, cioè il intervallo di confidenza. Perché io posso ridurre il rischio di frattura del 50%, ma se poi il farmaco mi va da un minimo di 10 o un massimo di 90, è evidente che è come se tirassi la moneta. Quindi va bene ben vedere quali sono. Io ovviamente vedo subito che l'estrogeno funziona benissimo perché riduce del 40% il rischio di frattura, quindi io lo prescriverei senza ombra di dubbio. Anche da solo, ma se vogliamo per noi avviene anche in associazione con l'idrossiprogesterone perché riduce del 40% il rischio di frattura. Si tratta di rimettere a punto una situazione che abbiamo voluto dimenticare per fare un po' il punto di quelli che sono i fattori positivi e negativi. E in questa review gli australiani hanno fatto molto bene, fanno vedere chiaramente come pesi molto di più i benefici sui rischi nel caso degli estrogeni da soli rispetto agli estrogeni con il idrossiprogesterone, dove invece i rischi sono un po' più elevati. Però se andiamo a vedere l'intervallo di confidenza ci rendiamo conto che in realtà questo incremento del rischio
di frattura del 26%, in realtà è molto migliore se consideriamo il braccio più piccolo e quello più vicino alla parità e quello più lontano dalla parità dell'intervallo di confidenza. Quindi molte cose possono essere riviste, a cominciare dalla discussione della divisione di stratificazione per età, perché la radio chiude in maniera inequivocabile dicendo che sotto i 60 anni gli estrogeni hanno solo benefici sulla frattura, sull'umore, sui marcatori metabolici, sulle problematiche aterovascolari. E dopo i 60 anni possiamo discutere di un incremento di rischi, ma prima dei 60 anni no. Quindi quello che fra Re Dio speriamo è che questa, almeno la fontana dell'eterna giovinezza, si riapra fino all'età di 60 anni, perché francamente oggi noi osteoporotologi non vediamo più nessun motivo per negare, anche a chi non è sintomatica per la menopausa, l'estrogeno in prevenzione dell'osteoporosi, visti tutti i lati oscuri senza luce che ha la luna, che abbiamo fatto vedere adesso, volutamente se vogliamo, cioè, va ridiscusso questa situazione, perché è venuta completamente a mancare un lato di prevenzione fondamentale, e poi ci troviamo ad affrontare dei problemi che sono quasi ingestibili, anche per l'opposizione che c'è di fatto nella realtà regolatoria pubblica europea e italiana nel lasciare i cordoni un po' più aperti, visto oramai i decenni di vacche magre che spetta agli Stati Uniti d'Europa da chissà quanto tempo. Quindi questo argomento va riaperto, va ridiscusso, anche la letteratura lo fa d'altra parte, quindi io credo che sia il momento di tornare a, ripeto, ad aprire la fontana dell'eterna giovinezza come